Loro. È il momento atteso, siamo in pieno inverno, ma la primavera è lontana, c'è la persona che vive tutte le stagioni in tutto il mondo e quindi può anche festeggiare la primavera in anticipo. Laura Pausini! Laura! Grazie mille. Caro Pippo, la tua rosa. Ma io guardo, sai che cosa faccio? Io ho un giardino con tante rose, sono tutte rose per te. Vorrei dartene una al giorno. Appena ti svegli, una rosa. Quando vai a letto, una rosa. Per grazie. Dirti che ti voglio bene, che tutti quanti noi ti vogliamo bene. Sei molto gentile, guarda. No, è la verità. E lo siete davvero anche voi, perché sai, Pippo, a febbraio io festeggio 16 anni di carriera. Quanto? Eh sì, quasi quanti ne avevo quando sono venuta al festival con te. Avevo 18 anni e a febbraio, alla fine di febbraio, ho vinto 16 anni fa. E qui dobbiamo fare qualche cosa con questo febbraio. E infatti. Dobbiamo organizzarci. Direi, dobbiamo scrivere una canzone. Ma sì, dobbiamo fare una cosa. Non è che possiamo far passare questa data vanamente. Esattamente. Bisogna parlare di musica. Divina. Senti, che giri hai fatto recentemente? Siamo stati un mese in America, tra il Nord e il Sud America, a presentare il disco, che si chiama in spagnolo Primavera Anticipada. E poi siamo stati... E poi è Primavera Anticipada, Esattamente. No, cerco sempre di stare molto attenta con le traduzioni, ci tengo molto che siano molto simili, se possibile identiche, all'italiano. E credo che sia importante perché da sempre, dal primo Sanremo, io canto esattamente le cose che vivo e che sono. Bisogna dartene atto ed è un punto d'onore tuo questo qui, di avere portato la canzone italiana nel mondo, perché sai, fare gli stranieri lo possono fare tutti, ma avere il coraggio di avere un pubblico mondiale di una cantante italiana che canta in italiano. Guarda, sarebbe ancora più bello se potessimo tutti andare in America, per esempio in Nord America, a cantare in italiano. È molto difficile, per ora solamente Andrea Bocelli ci è riuscito, però ci proviamo ogni tanto, anche Eros, quando andiamo a fare concerti in Nord America, in qualche concerto proviamo a inserire qualche titolo in italiano. Io devo dire una cosa, l'hanno notato tutti, ma avete visto come è dimagrita? L'ultima volta era un po', adesso non so, oddio mio Dio. No, perché la cosa divertente è che tu hai dichiarato che adesso ti piaci. No, ma hanno un po' esagerato però. Perché? Che hanno detto? Che mi piace tutto, anche esageratamente, tuttissimo proprio. E che... Davanti, dietro, Cioè, diciamo che quando ero più piccola vivevo molto, con molta fatica, diciamo, vivevo serenamente con me stessa perché avevo un po' timore di me stessa. Sì. Ero anche sempre desiderosa di abbracciare qualcuno davvero, nel senso che appoggiarmi a qualcuno. Sì. Quando ho cominciato a capire che dovevo, poi alla fine della giornata io rimango davvero sola con me stessa, ognuno di noi rimaniamo soli con noi stessi alla ricerca di trovare qualcun altro da condividere i nostri sentimenti, ma siamo dentro di noi. E per scoprire questo davvero in maniera molto profonda, quando piano piano ho capito che potevo volermi bene, ho cominciato a guardarmi anche con degli occhi diversi. E quindi non sono perfetta, chiaramente, come è giusto che sia, come tra l'altro non mi piace neanche essere. Non è che mi guardo e dico Madonna che era fatta roba che c'è qui davanti, no, dico, mi guardo e dico
Questa è una donna, è una donna. Guarda che tu mi meravigli sempre, ogni volta che ti incontro mi meravigli. Mi meravigli, sai perché? Perché fai pensieri, racconti delle cose, una verità innanzitutto, che tu non sei bugiarda, tu sei una... No, non so molto dire che le bugie. Fuori... Il naso ce l'ho già lungo, normale. Sì, vabbè, tanto non c'è bisogno. Senza bugie. No, mi piace molto dire le cose come stanno, giusto. A volte parlo troppo. Ma guarda, quando una donna piace, una persona piace davanti, dietro, dentro, comunque... È importante che tutti noi, uomini e donne, cominciamo a volerci un po'... Questo di disco, bene dentro di questo noi. Disco che in gran parte tu hai scritto, perché lei, dovete sapere, certe volte si chiude in convento, io la cercavo in tutti i modi, non mi rispondeva per niente, no. Perché era in sala d'incisione, giustamente, perché tu è dedichi un periodo strano, lungo per scrivere, sì. Per scrivere, e fare dei provini, è un periodo è facile. Che un po' mi dimentico della regolarità della vita del telefono. Fare 14 pezzi non è mica facile. Ne abbiamo fatti molti di più e la cosa più difficile, come per tutti i cantanti, immagino che sia quando devi scegliere tra questi titoli, quali sono quelli che ritieni più rappresentativi. Hai voluto presentare questo tuo CD a Piazza di Spagna? Sì. Perché? Perché spesso quando mi annunciano nei programmi televisivi, piuttosto che mi parlano spesso del fatto che sono conosciuta anche all'estero, no? Sì. E, anche per le persone che vivono all'estero, volevo che vedessero che questa presentazione era fatta proprio nel mio paese. Volevo proprio solo parlare d'Italia, perché io sono molto orgogliosa. Stiamo vedendo qualcosa? Eccoli, guarda. Sono ancora qui loro, tra l'altro, grandi. Ma avevi annunciato questa cosa oppure l'hai fatta così? Mi hanno detto che era girata la voce, aveva circolato... Non te li aspettavi? No, io sapevo che dovevano succedere delle cose, però comunque finché non le vedi, sai... E loro, tutta questa gente, no, non me l'aspettavo, dai, siete stati veramente molto carini. Senti, sai che noi abbiamo una regista che si chiama Valentina Chiocchini, sì. La quale ha preso la sua cinepresa e è andata a pigliare interviste un po', vediamo un allora, po' che cosa... Ho visto questa versione per Giorgia, perché io seguo anche da lontano, guardo sì. Su internet, vi cerco. Vedi che ci vuole bene, che ci vuole bene, lei è lontana ma sta sempre con noi. Dai, Chiocchini! Sono Leonilde, sono stata l'insegnante di ceramica di Laura Pausini. Tanto una brava ragazza e una buona ragazza, però è meglio che abbia fatto la cantante. Siamo cresciute insieme, però Laura non te la prendere, da piccola eri un po' stonata. Forse non tutti sanno che c'è stato veramente nel cuore di Laura un Marco di Solarol. Marco se n'è andato. Il treno delle 7:30 senza lui. C'è. Di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città. Per fortuna da quando Marco se n'è andato, lei di strada ne ha fatta tanta. Al posto di quelle canzoni lagnose dovrebbe fare musica un po' più rock. Quando canta dovrebbe evitare di fare così con le mani. Prima non mi piaceva, adesso l'ascolto sempre. Ha una voce suadente e passionale. È la nuova Mina. Oltre alla bella voce ha un sorriso contagioso. A me piace così tanto lei che ho chiamato la mia cagnolina, Laura. Come cantante è brava, ma come donna un po' scarsina. Sono proprio innamorato di lei. Cioè andrei a letto subito. Voglio commentare, ecco. Ci andrei a letto no, subito. No, voglio commentare invece, scusa, Ma quel signore che ha detto che come donna non vale, non si dice mai a una donna che non vale, anche è quando vero, non è bella è per vero. I tuoi occhi. Bel ragazzuolo, e tu come ti credi di essere? Bravo, forza, ancora, insisti. Allora, a me non sono permalosa, però mi dà fastidio quando mi tratta. Ma come male. Ti sei permesso tu? Infatti. A dichiarare tanto nei confronti della Pausini. Ma non c'è problema, noi abbiamo l'indirizzo. Guarda che, andrò a trovarlo. Non solo è bella, è anche buona, va bene? Ti fa arrabbiare. Quanto gli piace di ricevere il bacio da questo ragazzo. Allora, dobbiamo ascoltare, ragazzi. Primavera in anticipo. La bella stagione è arrivata. Speriamo, per tutti voi, perché è un sinonimo di felicità. Cioè, allora,